chiamo Zakaria, Zakaria Muhammad Ali, vengo dalla Somalia, sono qui 3 anni e 7 mesi, o qualche mese. Io mi chiamo Hevi Dilara, sono rifugiata politica da 15 anni in Italia, vengo dal Kurdistan, dalla parte del nord Kurdistan, cosiddetto sud-est dell'Anatolia, della Turchia. Il progetto Benvenuti in Italia, è, grazie all'archivio Immigrati della Memoria, mi è sembrato molto interessante all'inizio, quando abbiamo iniziato la formazione. E lo è stato interessante perché abbiamo imparato tante cose e abbiamo fatto una formazione per realizzare i documentari. Alla fine di questa formazione sono riuscito a raccontare le storie di Dadir. Quando Dadir stava in Somalia era un calciatore che andava a partecipare alle partite Nazione Africa e era un personaggio molto importante. Invece quando è arrivato in Italia racconto il percorso di Dadir che sta sognando di fare calciatore. Secondo me questi progetti come Benvenuti in Italia sono molto importanti, molto validi per tutti, diciamo, coloro che vogliono raccontarsi e raccontare anche l'altro. Noi rifugiati prima pensavamo come ci vedono gli italiani, però con questi film ognuno di noi ha trasmesso come vediamo noi in italiani. Io ho voluto raccontare questa coppia che erano fuggiti dal loro paese, soprattutto fuggiti dal carcere per la loro libertà, venendo qua, trovandosi in un centro d'accoglienza, invece questa libertà è diventato carcere per loro. Perché si sono sentiti esclusi, si sono sentiti non capiti dall'altro. In realtà in Somalia ero giornalista, se anche la mia apprendista è durata poco, perché mi sono arrivate le minacce, ma comunque avevo una formazione, ma non ero un regista, non facevo i documentari, ma ero un fotografo, un giornalista, fotoreporter. Ho un corrispondente da Mogadiscio ad Bedawa. Durante la formazione, prima di fare questo lavoro, questo documentario, era un corso aperto che ognuno di noi distribuiva la sua idea. Tutti partecipavamo insieme e gli insegnanti lavoravano con noi. Soprattutto non era troppo teorico, pratico è stato, cioè ci hanno dato a mano la telecamera, che io prima volta nella mia vita ho preso a mano una telecamera, mi hanno detto guarda che si accende così, si gira così, si chiude così, allora vai a girare, devi portarci una storia. Eravamo 6 ragazzi scelti nel livello nazionale. Una persona faceva il fonico, l'altro girava la propria storia e viceversa, cioè io per esempio ho fatto il fonico per altri colleghi. Eravamo nuovi registi, eravamo giovani immigrati che avevano bisogno di realizzare un documentario, di partecipare a una formazione del genere. Per quel motivo abbiamo fatto questo lavoro per imparare la telecamera e fare la ricerca e trovare proprio le storie che vengono raccontate. Quando prima volta ho preso telecamera a mano e ho visto che tramite questo strumento si può raccontare tante cose, si può dire tante cose che forse noi a parole non riusciamo a dire, e ho visto che si può fare tramite questi filmati. Ho iniziato a vedere tutto quanto è diverso nel mio intorno, la vita delle persone, le psicologie, gli sguardi, le mimiche, tutto quanto per me è iniziato a cambiarsi. E allora ovviamente, ecco, essendo in prima persona vissuta tante cose, per me tante storie ora mi circondano. Tutti i rifugiati, tutti i migranti siamo la stessa barca.
se facciamo questo lavoro, anche loro domani saranno in grado a raccontare le loro storie e saranno anche disponibili e disposti a far vedere al pubblico le loro storie. E con la telecamera in qualche modo mi sento di raccontare proprio il loro percorso, sia il presente, sia il passato e anche il futuro, quello che sperano di realizzare e di fare in Italia. Magari un futuro, in un futuro non molto lontano, anche realizzare un film, perché ecco, la vita che ho lasciato indietro, ma tanti amici che hanno vissuto diverse cose, dei libri che sto leggendo, delle storie personali che sto ascoltando, ognuno di loro veramente merita.